Ciao ragazzi, nuovo video, vi facciamo vedere oggi come preparare una torta al cocco e cioccolato squisita. È davvero facilissima da preparare, ci vogliono pochi minuti ed è super super buona. Vi faccio vedere come. In una ciotola abbiamo messo la nostra farina integrale, andiamo ad aggiungere il cacao amaro in polvere, lo zucchero di canna, il lievito, l'olio di semi e iniziamo a mescolare. In una ciotolina andiamo a dividere un uovo, mettiamo da parte l'albume che ci servirà per il ripieno al cocco e teniamo da parte il tuorlo. Insieme al tuorlo andiamo a rompere anche l'altro uovo. Quindi questo lo teniamo da parte e qua andiamo ad aggiungere l'uovo intero e il tuorlo. E andiamo a mettere direttamente anche il latte, come sempre un po' alla volta, per evitare di formare grumi. Prepariamo adesso il ripieno al cocco, quindi andiamo ad aggiungere in una ciotola la farina di cocco, mettiamo l'albume che avevamo messo da parte, lo zucchero e l'amido. Iniziamo a mescolare e andiamo ad aggiungere un pochino di latte fino ad ottenere la consistenza ideale, che dovrà essere cremosa ma non troppo liquida. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere, quindi vedete che il composto è molto morbido, è anche leggermente malleabile, vedete che posso tranquillamente farci ad esempio delle palline, però non deve assolutamente essere troppo liquido. Abbiamo oliato e infarinato uno stampo da plum cake, adesso andiamo a versarci dentro metà del composto al cacao e sopra ci andiamo a mettere la nostra cremina di cocco, facendo attenzione a spalmarla bene su tutta quanta la superficie. Finiamo di versare la restante torta sopra allo stratino di cocco e la livelliamo bene spalmandola su tutta quanta la superficie. Adesso possiamo infornare a 180 gradi. Il nostro plum cake è pronto, ha cotto in forno in tutto 35 minuti, voi comunque fate sempre la prova dello stecchino, anche perché ultimamente il mio forno è un po' lento, quindi potrebbe volerne di meno di tempo. Poi lo abbiamo fatto raffreddare bene nello stampo e adesso vi faccio vedere l'interno. È morbidissima, davvero una nuvola. La cosa bella è che si mantiene così morbida davvero per tanti giorni, quindi è perfetta, come ad esempio torta per la colazione o per la merenda. La nostra torta al cocco quindi è pronta, avete visto, è davvero semplicissima da preparare ed è una torta perfetta per la colazione, si mantiene morbida per diversi giorni, è molto molto buona, quindi provatela perché davvero vi stupirà tantissimo. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e vi mando un bacio, ciao!